Benvenuti nell'ultimo episodio della serie Maldive. Oggi vi porto con me ad esplorare vari siti di immersioni per ammirare una delle barriere coralline più belle del mondo, un'isola abbandonata e un relitto affondato. In questo video ci sono anche le altre due immersioni fatte il giorno successivo. Allora, proprio adesso stiamo per partire per un'escursione giornaliera, quindi dalle 9 di mattina alle 6-7 di pomeriggio. Oggi vedremo la barriera corallina. Sono gasatissimo e forse anche qualche tartaruga se siamo fortunati. Sto andando al diving, sono in ritardo. Spero che non mi hanno bidonato. Ah, eccoli. Ci sposteremo nell'isola deserta di Ambara, dove pranzeremo, staremo un po' là, faremo il bagno che è molto bello. E poi ci spostiamo verso sud, laggiù dove sono quelle isolette là, a relitto. Quindi il nostro ultimo tappa sarà a relitto. Tutti dobbiamo entrare in acqua con maschera, pinne e boccali. Qui ci stanno i cuscini, tipo letti. E qui abbiamo tutto il mare. Adesso stiamo andando nel primo sito di immersione. Arriviamo tra 10 minuti, fa un caldo. Buttati a pesce. Oh, buttati a pesce. La barriera corallina è composta da formazioni rocciose sottomarine ed è uno degli organismi più importanti per la biodiversità. Supportano il 25% di tutte le specie marine del nostro pianeta. Sembra un mondo parallelo, pieno di colori e pesci molto strani. Purtroppo questi ecosistemi sono molto fragili e sono minacciati dall'attività umana. E in più l'aumento delle temperature distrugge buona parte dei coralli. No, vabbè. No, a colazione, tonno, cipolla e peperoncino. Questo si mangia a colazione. E sì, quello? Questo qua è il ciabatti, che è la piadina tipica. Volete assaggiare? Sì, dai, fammi assaggiare. È buonissimo. No, per me devo fare colazione tranquillamente. Dai, raga, veramente. Dai, io lo assaggio, È un po' piccante. È piccante. E l'hanno fatto per il tuo compleanno? Dai, ci rimani. La spartizione di pelle. Tutto voi. Spezzo, aspetta, ve lo spezzo. Gesù prese il pane. Tutto. Io oggi ho mangiato. Allora, ci fa così. Prendiamo un pezzettino. Tonno, che tonno? Tonno. Tonno fresco. Fai così. Cucinato. Allora, adesso stiamo andando su quell'isola, che è un'isola disabitata. E faremo prima snorkeling sulla parte bassa e dopodiché saliamo sull'isola e facciamo anche il bagno e mi faccio una mezza esplorazione. Sono molto gasato. Ma l'acqua è una favola, è una favola ed è trasparente, è letteralmente trasparente. Io
Io sto sognando. Io sto sognando. Vi siete rimessi il costume? No! Mannaggia. Allora, noi abbiamo fatto tutto snorkeling intorno alla, diciamo alla parte periferica dell'isola, dove ci sono queste macchie più scure, lì ci sono pieni di coralli. Quindi abbiamo fatto da quella parte fino ad arrivare qui, tutto in snorkeling. E questa è un'isola disabitata. Adesso si pranza e dopo scendiamo, andiamo a nuoto e ci vediamo un po' l'isola disabitata. Adesso siamo appena arrivati sull'isola. La sabbia è morbidissima, sembra di stare, non lo so, su un cuscino. E qui ci sono le nostre barche e abbiamo appena finito di fare snorkeling. Vediamo che cosa c'è. L'isola di Ambara ad oggi è completamente abbandonata e purtroppo piena di immondizia. In passato veniva utilizzata per escursioni private, ma dall'avvenuta del Covid è stata trascurata diventando una discarica a cielo aperto. Nonostante tutto, posso dirvi che vale davvero la pena andarci. Oggetto! No, vedi qua la foto! Vedi qua la foto! Vedi qua la foto! No. Ciao, sono alle Maldive, ci ho concesso. Allora, adesso vi faccio vedere il punto forte. Guardate. Cacca vista mare. Che peccato. In un paradiso del genere trovare tutta sta merda. Adesso invece qui è tutta l'altra zona. Adesso ci addentriamo negli alberi. Qui ancora tutte le mire crollate. Sono incazzatissimo perché una cosa così bella è stata ridotta una merda. Vediamo se riesco a entrare senza scarpe perché fa abbastanza male. Andiamo un po' all'esplorazione. Se fosse stata un'isola disabitata, ma non c'era merda, sarebbe stato ancora meglio. Però guardate qui. Sta lo schifo. Raga, fa proprio schifo, eh? Sembra quella che vedevamo là. Vada sì. Che interlizione, dai. Ma fa cagare, eh. Che sta qui dentro? Raga! Dovrebbe stare al contrario. Qui c'è un altro casino di minnezza. Qui invece c'è la parte molo. Ma ci salgo tra un po'. E prima ci siamo passati da sotto, quando abbiamo fatto l'immersione. In realtà non so quanto possa essere affidabile questo. Allora, ha detto il ragazzo che c'è un sacco di corrente, infatti tira un sacco di vento e lì c'è il relitto, non si vede. È piccolissimo da qua. Mi pare che corrente c'è, sembra. Sì. Ho visto la... Questa barca non è realmente affondata qui, ma ci è stata portata successivamente per fini turistici. La sensazione di vedere un relitto pieno di coralli e di pesci è surreale.
con questo video termina la serie sulle Maldive. Uscirà soltanto un altro video generale con l'unione di questi episodi, la lingua di sabbia e il triste ritorno in Italia. Devo dire che questo è stato uno dei viaggi più belli ed emozionanti, sicuramente un posto da visitare perché ne vale davvero la pena.